Nuovo codice degli appalti è entrato in vigore un anno fa, che cosa è successo nel frattempo? Ma nel frattempo si sono sperimentati molti dei nuovi istituti e molte delle modifiche che sono state introdotte. In particolare, come tutti sappiamo, di pochi giorni fa l'approvazione della bozza di decreto correttivo che introduce qualche piccola novità, niente di eccezionale, ma qualche novità viene introdotta che si muove sempre nel solco già percorso dal codice, quindi si spinge sull'accelerazione delle procedure e soprattutto anche in fase di esecuzione, si spinge sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, quindi la centralizzazione della committenza, si cerca di risolvere qualche problema in tema per esempio di partenariato pubblico-privato. Certamente a quasi un anno dal codice un bilancio direi nell'insieme positivo. Il codice attuale garantisce una serie di principi, che sono almeno 14 principi, che derivano dalla Costituzione. Questi principi richiedono una precisione che soltanto il sistema informatico ti può dare. Laddove invece si tratta di decidere discrezionalmente, il sistema informatico non può servire. Questo è il secondo concetto. Terzo concetto è che tante volte, un po' per la pirateria, no? Gli hacker che intervengono, un po' per disonestà, i programmi informatici, gli algoritmi, vengono utilizzati in maniera tale da preordinare il risultato. A questo punto il Consiglio di Stato è intervenuto e ha detto l'algoritmo deve essere ripetibile e controllabile, altrimenti la gara è nulla. Pregi e difetti di questa norma, che cosa secondo lei c'è da migliorare e che cosa quindi andrebbe valorizzato? Secondo me il difetto maggiore di questa disposizione sugli illeciti gravi è che è molto generica e quindi offre un margine di discrezionalità troppo ampio alla cosiddetta stazione appaltante, cioè l'ente che ha indetto la gara. L'aspetto positivo è la possibilità dell'impresa o comunque del concorrente che si trovi in una situazione di irregolarità di sanarla attraverso tre vie fondamentalmente. Una è il risarcimento del danno, l'altra è la collaborazione con l'autorità giudiziaria e la terza è l'adozione di un modello organizzativo che in qualche modo svolga una funzione di prevenzione dell'illecito, in questo caso dell'illecito professionale che è stato contestato all'ente.